appuntamento teatro. Se andiamo alla lettera che ha scritto, sentite i sentimenti di questo ragazzo, i sentimenti. Ogni anno c'è, ma sentirà la stessa latania. Asca, se non vuoi sentire la latania, te ne vai in camera tua. La soddisfazione di leggere la lettera la devo avere. Vai avanti, Tommasino, vai. Cara madre. Cara madre, Tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre. Nata volta. E questo già l'hai detto. Asca, l'ha detto una volta, due volte, dieci volte, che te ne importa? Stai zitto, lo sai, il ragazzo ha avuto la malattia di nervi, è nervoso, guarda la gamba, guarda. La vedo. Però, vai avanti, vai. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. A gambisa, magli e calzettine. Lucai, mi ha mandato un piatto. Chi ha fatto bene? Come ha fatto bene? Chi la mamma mandava all'ospedale ha fatto buono? Naturale, ma tu non lo lasci passare uno. E cammaliere, lascialo leggere, te l'ho detto, ha avuto la malattia, è nervoso. Guarda la gamba, guarda la gamba. Vai avanti. Pasqua, dobbiamo mangiare, piatti ce ne stanno poca, hai capito? Ho capito. Legge, che non ti curo proprio, ma metti che spallo io. Vai avanti. Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. Questo lo dici mañana. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Cara madre. Un momento. Cara madre. Un momento. Vai avanti. No, un momento. Devo chiarire prima una cosa. Io ho capito la cosa che vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. No, è meglio che chiariamo prima la cosa. Perché non mi mise pure a me nella famiglia? Secondo te io non esisto. Pasqua, abbozza. Ma che c'ha abbozzato? Non voglio abbozzare, hai capito? Io sono così e mi da mettere pure a me. Ma si Pasqua, non posso. E perché non puoi? Mamma mia, non c'è spazio, lo vedi? Che già fa? Non c'è spazio. Tu tieni un foglio di carta a mano che mi pare una siloca, non c'è lo spazio. Mi ha mettere pure a me nella nota della salute. Voglio. Mietta pure a me perché sennò stasera c'è un camma Natale. Tu a capa mi non la conosci, Sangra a mi fai a ricordare che ci ha dito. Mietta rinda nota perché sennò ti appizza la forchetta anche la vuoi. Ma tu veramente fai? E faccio veramente. Fai ovvero. Faccio vero. Ma allora sei scemo. E sto scemo. Se ho fatto andare un giro come a quell'età che era un uomo anziano vicino a un uaglione. Diceva a pizza la forchetta, capizzi, Pasqua capizzi, che amate lì trovato su. Da lontano giro, a pizza. Ma stammi sentire, Pasqua, va. Se quello ti mette nella nota della salute, tu hai veramente cambi 100 anni? No. Oh, e allora? E allora è per principio, va bene? Per principio. Lo principio? Naso per chiarire. Vabbè, mette anche a Pasqualina nella nota, va?
Ma come faccio? Ma no, metta Pasqualino in danno, ma non lo posso mettere. Ci guastiamo a Natale. Ma come faccio? Non lo... Metta anche a zia Pasqualino. Allora, metta pure a lui. Ma poi il Padre Eterno sa quello che deve fare. Farisei siete, farisei. Mette 10 anni, mette 6 mesi, non mettere niente. Non mi passa manca paga. Figuriamoci. Leva a me e metta is. No, no. Mietta a padre te leva a me, io. A me mietta 3 mesi, 3 mesi di vita. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me, e 100 anni pure a zio Pasqualino. Però con qualche malattia. Sei una carogna sei! Questa è la proposta!